sono spariti dall'hotel. Erano passate molte ore da quando Miagolina era stata portata in cantina e messa a dormire tutta sola in quella cuccia. Nello stesso tempo, anche Renato e Mariola non erano più usciti dalla camera. La proprietaria dell'albergo, la Ninna Nanna, si preoccupò un bel po'. Decise dunque di andare in cantina per vedere dove fosse la gattina e se ancora a dormire si trovasse. Con stupore vide la cuccia totalmente vuota. Pensò che se ne fosse andata a fare un giro all'interno dell'albergo, oppure era salita per andare dalla sua padroncina nella stanza più vicina. La signora dell'hotel, colei che gestiva tutto quanto, decise allora di prendere il passepartout, la chiave che apre ogni porta, per aprire la stanza dove stavano riposando Renato e Mariola. Prima di aprirla però bussò ripetutamente, ma nessuno sembrava rispondere. Fu proprio a quel punto che la signora utilizzò il passepartout ed entrò per vedere se tutto era regolare, normale. Sapete che cosa scoprì? Neppure Renato e Mariola si trovavano più in quella stanza d'albergo. Si erano come volatilizzati, spariti. Non avevano lasciato nessuna traccia. Niente. Come se in quella camera non ci fossero mai stati. La signora si mise a gridare perché tutto quello che stava vedendo non era affatto normale. Ma dove erano andati Renato, Mariola e Miagolina? Dove era finita Miagolina? Lei era finita in un altro tempo e luogo, a Milano, insieme a Sonia, a parlare di quello che le era capitato quando l'aquila gigante l'aveva afferrata. Durante il sonno, Mariola e Renato vennero trasportati attraverso la porta temporale e catapultati nuovamente in quella foresta dove c'erano i loro amici Elefranco e Codamozza. Si ritrovarono esattamente sotto una grossa quercia, vicino a Peccio, l'albero saggio. Era arrivato il momento di svegliarsi. Loro non sapevano affatto dove si sarebbero ritrovati. Mariola fu la prima ad aprire gli occhi e davanti a sé vide moltissimi alberi e tanti animali. Credeva ancora di sognare. Tutto quel che vedeva non era normale. Poco prima era con Miagolina, la gattina birichina, in un albergo a riposare, l'albergo Ninna Nanna. Invece adesso era lì, in quella foresta a lei molto familiare. Sentì il barrito dell'elefante. Era Elefranco. La sua gioia fu incontenibile quando ritrovò nuovamente la sua amica d'avventura. Codamozza era molto contento di rivedere entrambi ed anche Renato, che però stava ancora dormendo. Il grosso felino decise dunque di svegliarlo toccandolo piano con una zampa, quasi dondolandolo. Mariola, sei proprio tu! Che gioia rivederti! Ormai avevamo perso ogni speranza. Pensavamo che dopo che le aquile del tempo vi avevano portato via, non vi avremmo mai più visti. Elefranco! Anch'io sono molto felice di essere qui con voi.
Ciò non di meno, tutto questo significa che non abbiamo fatto alcun passo avanti nella ricerca del nostro ritorno a casa. Certo che mi fa piacere rivederti, ma avremmo voluto tanto trovare la giusta porta temporale per ritornare nel casolare. Tutto da rifare. Vedrete che prima o poi ce la farete. Noi saremo sempre qui ad aiutarvi come amici, sia nelle circostanze tristi o felici. Elefranco ha ragione, cara Mariola. Noi vi daremo tutto il nostro sostegno. Non dovete fare altro che chiedere. Il tuo babbo sembra non svegliarsi più. Elefranco, per favore, getta un po' d'acqua su di lui con la proboscide. Sì, molto delicato. Non vorrei che si spaventasse. Come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni d'oro. Dorme, dorme, Miagolina.